Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati a chi per la prima volta questa sera è qua con noi. Siamo qui allora per il nostro terzo incontro dei quattro che compongono questo ciclo sul tema del Mediterraneo che abbiamo intitolato L'occhio del ciclone. Chi c'era le volte precedenti sa che ci siamo occupati, come dire, abbiamo avvicinato in qualche modo, abbiamo cominciato ad avvicinare questo tema del Mediterraneo in quanto tema di scottante attualità, no? In questo 2011, le questioni legate alle rivolte nei paesi sulla sponda sud del Mediterraneo, la cosiddetta primavera araba, ancor più di scottante attualità in questi giorni, quando sentiamo parlare nuovamente di piazza Tahrir, l'Egitto, insomma. C'è un gran fermento, ecco, sulla sponda sud del Mediterraneo, ed è un fermento che abbiamo imparato ormai a conoscere e a vedere, abbiamo imparato a riconoscerne le immagini, abbiamo imparato a riconoscerne i tratti, abbiamo imparato a conoscere anche i nomi di alcuni dei protagonisti, quelli storici e quelli nuovi che si affacciano. E come dire, abbiamo cominciato ad affrontarne anche alcuni temi molto concreti nei due incontri che abbiamo fatto nelle settimane scorse. Parlando con Franco Rizzi, come dire, abbiamo avuto modo di tracciare una panoramica generale su questo Mediterraneo in rivolta, no? Capire, cominciare a vedere, intravedere che cosa è successo, insomma, nei mesi scorsi. La settimana scorsa invece con Gabriele Del Grande abbiamo avvicinato il tema del Mediterraneo come luogo di transito dei migranti che si spostano dalla sponda sud alla sponda nord e transitano appunto lungo le rotte dei migranti del Mediterraneo. Questa sera siamo con due ospiti veramente di eccezione, mi viene da dire, li ringrazio fin da ora, ancora prima di averli presentati, perché, come dire, non è stato facile averli con noi questa sera, avendoli strappati, come dire, una serie di impegni molto importanti. Alla mia destra Vincenzo Spagnolo, che è un giornalista che lavora per il quotidiano Avvenire e per TV 2000, che si occupa soprattutto di cronaca parlamentare, se non sbaglio, e di, insomma, comunque attività politica, soprattutto parlamentare. Alla mia sinistra il dottor Stefano D'Ambruoso, magistrato, quelli che si definirebbero magistrati in prima linea. Non è stato facile averlo con noi questa sera, anche per questioni legate alla sua sicurezza personale, determinata proprio dall'attività d'inchiesta e dal lavoro che Stefano D'Ambruoso svolge ormai da molti anni, soprattutto sul tema del terrorismo internazionale e delle questioni legate alla sicurezza che deriva da questo grande tema. È un magistrato, dirige l'ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale del Ministero di Giustizia, è stato sostituto procuratore in Sicilia e poi a Milano, attualmente è anche membro del Comitato per l'Islam italiano presso il Ministero dell'Interno. Stefano D'Ambruoso e Vincenzo Spagnolo sono autori di questo libro che vedete sul nostro tavolo e che si intitola, edito per Mondadori, di freschissima edizione del settembre 2011, che si intitola Un istante prima, com'è cambiato il terrorismo fondamentalista in Europa 10 anni dopo l'11 settembre, il racconto appunto di un magistrato in prima linea. Questa sera con loro vorremmo in maniera particolare approfondire uno dei temi legati in qualche modo alla questione del Mediterraneo e alla questione della primavera araba, ma, come dire, che incrocia in realtà anche la nostra vita quotidiana ormai da una decina d'anni a questa parte, perlomeno per quanto riguarda le grandi cronache giornalistiche e, come dire, l'immaginario collettivo, che è il tema per l'appunto del terrorismo internazionale. E per portare questo tema verso i contenuti che invece riguardano più direttamente questo ciclo di incontri, abbiamo chiesto loro di approfondire un pochino l'aspetto relativo al come cambia la sicurezza nel Mediterraneo e nel nostro paese e in Europa, e come cambia anche in qualche modo il terrorismo internazionale
alla luce anche dei recenti sconvolgimenti politici nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Come al solito, naturalmente, prima di tutto ringrazio ancora i nostri ospiti della loro presenza e, come al solito, sul piano organizzativo dico soltanto che lasciamo un po' di spazio a loro perché ci presentino le loro riflessioni e ci presentino le loro testimonianze di sicuro e certo di estremo interesse. Dopodiché, mai come questa sera, credo che ci sarà spazio, come dire, per avere sollecitazioni, per poter intervenire tutti noi per fare delle domande o per porre delle questioni o delle richieste di approfondimento. Io chiudo questo brevissimo spazio che mi sono ritagliato soltanto con una nota invece di carattere tecnico, perché devo annunciare che l'incontro della prossima settimana con l'onorevole Panzeri, che era previsto alle 21 per un disguido legato all'attività parlamentare per l'appunto di Antonio Panzeri, verrà anticipato alle 18, per cui l'orario rimane come quello di questa settimana e degli altri incontri, e è il massimo che siamo riusciti a fare per avere comunque assicurata la sua presenza. Lascio la parola quindi ai nostri ospiti. A chi dei nostri ospiti vuole intervenire per primo? Il dottor D'Ambrosio. Innanzitutto buonasera a tutti e un non ovvio grazie per la vostra presenza, che oggi è particolarmente cospicua rispetto, insomma, anche a quello che potevano essere le aspettative, essendo un venerdì lavorativo per tutti. Per cui davvero grazie per aver manifestato comunque già in anticipo il vostro interesse per riflettere, per condividere insieme qualche analisi, qualche valutazione di quello che sta accadendo in un'area del mondo che sembra interessare evidentemente l'opinione pubblica internazionale, ma che in particolare deve interessare noi, non solo perché sono nostri frontalieri, sono davvero a pochissimi chilometri di distanza dal nostro territorio politicamente inteso, a livello invece squisitamente invece territoriale. Lampedusa, che è la nostra comunque ultima isola nel Mediterraneo, è più a sud di Tunisi in termini squisitamente geografici, questo per dare un'immediata percezione di quanto davvero siano non un problema, ma sia un argomento che ci riguarda molto molto da vicino. Sicuramente i fatti di cronaca che maggiormente hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica negli ultimi tempi sono stati legati prevalentemente alla fine della dinastia dei Gheddafi. La Libia per mille ragioni ci è interessato anche per non soltanto per una auspicata fine di un regime dittatoriale come quello dei Gheddafi, ma soprattutto ci è interessato, questo riguarda gli operatori che si occupano di prevenzione nel contrasto al terrorismo internazionale, come una possibile preoccupazione legata al cadere di un regime che fra i suoi mali rappresentava comunque un'argine per noi non rassicurante, noi analisti occidentali non rassicurante, proprio perché era esercitato in violazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ma nel contrasto al terrorismo rappresentava un argine all'ingresso in Europa di frange di terrorismo internazionale, perché avevano un controllo adeguato del territorio e riuscivano a bloccare l'evoluzione di gruppi pericolosi. Va detto altresì che Gheddafi e tutto quello, ma non parleremo solo di Libia, mi piace iniziare con la Libia perché l'argomento era appunto quello che sta accadendo a seguito delle cosiddette primavere arabe. Ma tornando a Gheddafi, appunto, mi piace ricordare che Gheddafi è stato un vero e proprio terrorista, pendono sulla sua responsabilità la morte di più di 100 persone per l'aereo fatto cadere per ragioni assolutamente ritorsive nei confronti dell'Inghilterra, che aveva assunto, e della NATO in generale, che avevano assunto un atteggiamento giustamente reattivo nei confronti di un regime che continuava a violare continuativamente i diritti elementari dei propri cittadini. E quindi c'era questo singolare
insomma, composizione di argomenti e di tematiche, per cui un terrorista, perché questo era un terrorista internazionale, che rappresentava comunque un margine all'ingresso di microterroristi rispetto a lui, microterroristi capaci di venire a ingrossare le file di cellule presenti in Europa. Ecco, tutto questo con la caduta della famiglia Gheddafi è terminato e si è aperta una problematica legata alla insomma, caduta anche qui di carceri dove erano state all'apertura di carceri dove erano stati rinchiusi questi terroristi pericolosi che erano presenti sul territorio libico e che noi come operatori del diritto e della prevenzione abbiamo avuto il timore che arrivassero a frotte in Europa. Così non è stato. Sono arrivati su Lampedusa e poi da Lampedusa hanno proseguito per l'Europa un numero considerevole di persone legate al mondo che faceva capo indirettamente a quella che è stata conosciuta come la grande associazione di terrorismo internazionale, Al Qaeda e Osama Bin Laden, tutto questo che in Libia aveva invece il nome di Al Qaeda del Maghreb, quindi piccole fazioni che richiamavano in termini quasi di franchising nominale il nome appunto della grande associazione che noi abbiamo conosciuto con l'11 settembre. Ecco, però tutto questo non c'è stato, sebbene siano arrivati in Europa decine di soggetti pericolosi, questi soggetti sono sostanzialmente tutti sotto controllo, che non vuol dire che sono arrestati, così non vuol dire che sono assicurati a prigioni non legittime come quelle di Guantanamo, perché non, nel nostro ordinamento fortunatamente si può imprigionare soltanto a seguito di un processo, cosa che non è accaduta nella democraticissima America e cosa che rappresenta l'aspetto più problematico nella gestione politica di Guantanamo da parte del democraticissimo Obama. Obama ha promesso, una delle promesse che aveva fatto per vincere le elezioni, ed era stato un argomento forte, vincente, era quella della chiusura di Guantanamo. A distanza di quasi 3 anni abbondanti, e Obama non è in grado di poter chiudere Guantanamo. Quelle circa 400 persone ancora rinchiuse lì rappresentano per la sicurezza degli Stati Uniti, che hanno subito in casa 3.000 morti in un giorno ed è una ferita non ancora rimarginata, ebbene, in termini di sicurezza rappresentano un problema serio. Per cui Obama aveva cercato di insomma, risolvere la vicenda garantendo quantomeno il processo, quindi essendo quasi certi di arrivare a delle condanne anche per soggetti che non avevano fatto nulla di realmente terroristico, se non partecipare al conflitto in Afghanistan contro le forze della NATO, quindi anche contro gli americani, quando gli americani erano andati subito dopo l'11 settembre nelle torri a reagire contro quell'aggressione che avevano avuto in casa. Quindi erano veri e propri guerrieri in area talebana. I talebani non erano terroristi in quanto tali, erano rappresentanti politici di un governo chiaramente anche lì dittatoriale, presente in Afghanistan sino a tutto il 2001. Ecco, ma questi erano non soggetti arrestati perché presi mentre organizzavano, preparavano atti di terrorismo in giro per il mondo. Erano dei guerrieri che partecipavano, dei soldati che partecipavano alla guerra contro gli Stati Uniti, contro la NATO. Ecco, tutti questi presi e messi lì a Guantanamo, questi, anche se appunto il massimo della contestazione che gli si potrà fare davanti a un giudice federale americano sarà quella di insomma, partecipazione ad un'associazione intesa come terroristica in Afghanistan, di fatto questi non hanno mai preparato un ordigno o provato a far saltare in aria una metropolitana. E quindi nella stessa difficoltà che si riconosce alla democraticissima America di poter fare un processo con quel tipo di contestazioni, io sono quasi certo che un buon 99% di queste persone saranno comunque condannate dopo il processo. I processi si faranno, ma saranno comunque condannate. Ma è ancora troppo presto per gli Stati Uniti portare sul territorio americano queste 400 persone ancora rinchiuse a Guantanamo.
Perché? Perché la CIA, chiamiamo solo l'organismo della sicurezza americana, ritiene che sia pericoloso sradicarli da quel luogo sicuro, quel isolotto di Guantanamo, dove possono essere controllati in quei termini. E quindi, con una motivazione che io ho trovato molto, tra virgolette, non necessariamente italiana, perché insomma mi dispiace piangerci sempre addosso e parlare sempre male del nostro paese, ma diciamo latina in generale, l'argomento che ha utilizzato il governo di Obama per negare il diritto al processo a queste persone è stato squisitamente burocratico. È poco noto perché non è emesso e non interessa l'opinione pubblica normale, comunque un fatto di soldi. A rappresentare che in un periodo di crisi economica come quello attuale non c'erano i soldi presso il Ministero della Difesa per garantire il passaggio in elicottero e in aereo di queste persone verso i luoghi del tribunale dove si sarebbero svolti i processi, e quindi per una questione esclusivamente economica i processi non potevano essere realizzati, cose che accadono molte volte anche in Italia, laddove per carenza di denaro non si può andare a recuperare un imputato perché non conviene, perché non costa, perché costa molto, e quindi si blocca la macchina dell'accertamento della verità. Tutta questa insomma introduzione per dire che appunto gli argomenti del contrasto al terrorismo internazionale hanno fatto parte delle analisi, delle valutazioni che ruotavano intorno a tutto quello che è accaduto nelle cosiddette primavere arabe, e che ci riporta immediatamente appunto a 10 anni fa, l'11 settembre, e quindi a capire che cosa è accaduto rispetto a 10 anni fa in questo decennio, anche per noi italiani che facciamo parte di quel mondo che ha appoggiato il contrasto al terrorismo internazionale, partecipando quantomeno a tutte le missioni presso i paesi considerati portatori di rischio terroristico, prima l'Afghanistan e poi l'Iraq. Ecco, in 10 anni molto è cambiato rispetto all'11 settembre, possiamo dire che molto è migliorato. Noi abbiamo conosciuto questo terrorismo fondamentalista, tutti ci ricordiamo esattamente che cosa facevamo l'11 settembre alle ore 14:30 circa di 10 anni fa, perché è un fatto che ha cambiato la storia, la nostra storia, non solo della sicurezza, ma è un fatto storico appunto che ha cambiato il senso della sicurezza della nostra vita e dei nostri governi. Ma dall'11 settembre un po' molto, molto è cambiato. Perché? Perché è aumentata la capacità di tutti i paesi che si sono sentiti possibile oggetto di aggressione, la capacità di monitorare e di insomma, prevenire attentati di quel tipo. Attentati che sono stati possibili grazie al godimento da parte di questi terroristi di quelle libertà fondamentali che appartengono al mondo occidentale, che loro volevano, quei valori del mondo occidentale che loro volevano abbattere. Hanno potuto circolare liberamente prendendo aeroplani senza essere controllati in modo particolare, e per cui è stato possibile che dalla democraticissima Germania, d'Amburgo, siano andati nel giro di un anno e mezzo o due, per più di una volta a New York a prendere esercitare il controllo del territorio, a controllare esattamente i luoghi dove si sarebbe dovuto svolgere l'attentato. Andavano e venivano, avevano la possibilità di colloquiare liberamente fra di loro, di comprare il materiale per poter poi realizzare l'attentato, dagli indumenti a piccole armi. Ecco, tutto questo oggi ritengo sia davvero difficile che possa ripetersi. Non perché non ci sia una voglia terroristica ancora diffusa nel mondo, ma perché c'è una capacità adeguata da parte delle intelligence americane, dei servizi preposti alla sicurezza, non solo americani, ma di tutti i paesi che insomma fanno parte del mondo vicino agli Stati Uniti, c'è una capacità appunto di controllo, di monitoraggio di tutto quello che, di tutto il rischio che ci arriva, provenendo prevalentemente, principalmente ancora da quelle parti del mondo, Pakistan e Afghanistan. Ecco, oggi quel tipo di attentato sarebbe ripetibile. Di che cosa dobbiamo aver paura oggi? Di questo parliamo noi nel libro, che è un libro che segue un doppio registro, perché oltre a spiegare tutto quello che è accaduto in 10 anni nel contrasto al terrorismo internazionale, però individuo anche una storia tutta italiana, che è passata
in sott'ordine perché fortunatamente non ha provocato morti, ma nel ottobre del 2009, a meno di 800 metri da casa mia, io vivo a Milano, in piena città milanese, in una caserma dei bersaglieri, che era in cui il battaglione era in partenza di via due giorni proprio per l'Afghanistan, un signore libico che era arrivato a Milano 5 anni fa ed era arrivato musulmano sì, ma non terrorista, la stragrande maggioranza dei musulmani non sono terroristi, sono persone che arrivano in Italia provenendo dal mondo arabo dove la loro religione è la religione musulmana. In Italia noi fortunatamente abbiamo il libero esercizio previsto costituzionalmente di ciascuna religione tipica di ciascun paese, e quindi questo signore è arrivato in Italia per trovare un'occasione di vita migliore, la trova, si sposa con un'italiana che si converte per lui, hanno 2 figli, lui ha il lavoro, hanno anche una casa, un tetto diverso da una capanna, e quindi per quanto modesto ma era un tetto in pietra dove poter far crescere i suoi 2 figli. Nel 2008-2009 la crisi economica comporta la perdita del suo lavoro perché la sua azienda deve licenziare e lui si perde, una fragilità insomma, che appartiene a molti, non necessariamente a un musulmano con potenzialità fondamentaliste, no, è un soggetto meno strutturato che non ha avuto aiuto, non ha avuto qualcuno che gli ha dato una mano adeguata. Lui era fragile e decide nel giro di pochissimo tempo, nel giro di 3-4 mesi, di trasformare la propria vita in una testimonianza di un martirio religioso. Perché? Perché oramai la sua vita non ha più senso, non pensa più alla famiglia, non pensa più ai figli, e prova a farsi saltare in aria nella caserma. Via web costruisce un ordigno, impara a costruire un ordigno pericolosissimo, compra il fertilizzante necessario, che è facilmente acquistabile da parte di tutti, in qualunque rivendita di fertilizzante, va in ferramenta a comprare tutto quello che serve per costruire una bomba, impara a costruire una bomba, si presenta imbottito di questo ordigno nella caserma. Solo che fortunatamente non è facile costruire un ordigno senza averlo provato. Lui costruisce abbastanza bene l'ordigno, ma il detonatore, soltanto via web, non riesce a provarlo prima, e quindi non riesce a costruirlo in una maniera efficace, e quindi la bomba scoppia, lui scoppia, ma non in una maniera totale, completa. Perde una gamba, perde un braccio lui, ma non porta la morte ad altre persone che erano lì presenti. Oggi questa persona è stata condannata a 14 anni in primo grado a Milano per attentato terroristico commesso appunto soltanto un paio d'anni fa. Tutto questo accadeva sotto casa nostra, e il rischio che oggi continua a rappresentare il cosiddetto terrorismo, che tutti chiamiamo non correttamente islamico, perché a nessun cristiano cattolico come noi piacerebbe associare l'aggettivo religioso cattolico al terrorismo, eppure vi sono state esperienze di questo genere. In Irlanda, fino a pochi anni fa, accadeva ancora che si uccidesse impropriamente in nome di una religione che veniva rappresentata come religione appunto cristiano-cattolica. Soltanto quest'estate ci siamo tutti commossi a vedere le immagini di un fondamentalista, quello lì davvero pazzo anche lui, ma un fondamentalista cattolico-cristiano che ha ucciso circa 100 ragazzi a Oslo. Ecco, tutto questo appunto ci consente di dire nel libro che insomma nulla, la religione nulla ha a che fare con il terrorismo in quanto tale, è solo una parte che caratterizza delle motivazioni che vengono strumentalizzate da parte di leader particolarmente capaci che portano poi a morire delle persone che hanno poco da perdere, hanno poco senso alla propria vita. Oggi quindi il rischio che tutti noi dobbiamo controllare, noi operatori della prevenzione, è quello proprio dei cosiddetti jihadisti, terroristi, fai da te, gente che senza essere mai andato in Afghanistan, senza essere mai andato a incontrare il leader di questa setta religiosa fondamentalista, ma via web oggi è possibile che insomma sviluppino il loro lato più fondamentalista, più vicino al terrorismo, e decidano di dare un senso negativo alla propria vita con il martirio.
Questo signore non ce l'ha fatta a portare morte, questo bar, il libro di cui parliamo nel libro, ma soltanto 2 mesi dopo la cattura e l'omicidio di Osama Bin Laden, nel maggio di quest'anno, nel maggio del 2011 Bin Laden viene ucciso. Nel giugno del 2011 a Stoccolma, per vendicare la morte di Bin Laden, un giovane svedese di origini arabe, ma con cittadinanza svedese, che aveva fatto tutte le scuole in Svezia, fino all'università in Svezia, anche lui sposato con figli di origine pakistano, decide di farsi settare in aria nelle strade della centralissime di Stoccolma. Ecco, oggi noi avvertiamo questo timore, che è difficilmente prevenibile, non si può essere in grado di sviluppare una strategia di prevenzione nei confronti di chi all'improvviso decide di diventare terrorista. È più, fra virgolette, semplice seguire un'associazione che ha più persone e che programma un attentato, perché più parlano, più si muovono, più organizzano qualcosa di particolarmente strutturato, più da parte nostra, operatori della prevenzione, è facile inserirsi in questo percorso. Se uno in casa decide di passare in aria, non c'è prevenzione che tenga. Ecco, noi parliamo di questo nel libro, senza allarmismi, e sollecitando invece ad una riflessione, stimolando comunque non solo i lettori, ma anche le istituzioni, a credere davvero in una politica che sviluppi al massimo qualunque aspetto dell'integrazione. Solo l'integrazione realizzata, intelligentemente realizzata, ci consentirà di attenuare al massimo il rischio di ulteriori attentati di jihadisti fai da te per le nostre strade. Un'integrazione che ovviamente non vuol dire essere buoni, non è un buonismo stupido o banale, ma vuol dire essere selettivi nei confronti delle persone che arrivano da altri paesi, selettivi soprattutto in termini numerici. Non possiamo permetterci di ricevere tutte le persone che arrivano in questo momento da paesi da dove scappano, perché hanno soprattutto un bisogno di mangiare, non perché vogliono venire a metterci le bombe. In cui, in termini numerici, selettivi, e selettivi soprattutto nel richiedere a queste persone una osservanza al pari degli altri cittadini dei paesi che le andranno a ricevere, di quelli che sono i principi fondamentali previsti dalle carte costituzionali di tutti i paesi, per l'Italia da parte della nostra Costituzione. Ecco, questa politica intelligente deve essere fatta, perché soltanto un'integrazione realizzata attenuerà al massimo il rischio che vi siano altri episodi di questo genere. Io per il momento darei la parola a Vincenzo, che per non annoiare con la stessa voce. No, anzi, no, io non mi sono voluto annoiare. Posto? Sì. Allora, io anch'io ripeto i ringraziamenti a voi tutti che siete qui ad ascoltarci questo venerdì sera, la cosa mi fa davvero piacere. Ci fa davvero piacere, e alla Fondazione Campostini, che insomma sono già 2 volte che la frequento e mi sembra che movimenti anche un po' la vita culturale della città, e questa mi sembra una cosa buona. Devo dire che ascoltando Stefano, ne abbiamo già fatte altre di presentazioni, come potete immaginare, ogni volta trovo, e lui mi offre, spunti di riflessione ulteriore sull'argomento, per cui non basterebbero 1, 2, 3 libri, che non se ne possono far tanti, oppure ogni tanto bisogna anche cambiare argomento. Però insomma, mentre noi avevamo iniziato a scrivere il libro, cominciava quella che viene definita ormai primavera araba, no? Arab Spring, però era il dicembre del 2010, questo è già un fatto curioso, cominciava l'inverno, no? Questa benedetta primavera araba. E come cominciava? Cominciava da un gesto di assoluta disperazione, cioè un venditore ambulante in una cittadina tunisina si dava fuoco perché le autorità, la polizia in questo caso, senza alcun motivo gli aveva sequestrato la merce. E loro aveva sottoposto anche a bastonate, angherie. E con questo gesto estremo di disperazione, in questo caso non un attentato ma un suicidio, no? Rivolto contro se stesso, innescava un vero e proprio contagio, no? Come se le fiamme con le quali lui purtroppo aveva avvolto il suo corpo si fossero poi propagate non solo al suo paese, alla Tunisia, ma anche ad altri paesi. Ecco, e questo per dire l'abisso della disperazione che non dovrebbe mai essere toccato e che nessuno Stato dovrebbe incentivare. Ha detto bene Stefano, Gheddafi è un dittatore. Un terrorista è un dittatore, ha 2 cose insieme, sì.
Ed è tanto vero, anche nel libro se ne attraccia con episodi che qualcuno ha anche dimenticato. Nell'82 ci fu un attentato alla sinagoga ebraica di Roma, morì un bambino di 2 anni, Stefano Gai Taché, e rimasero ferite 37 persone. Del comando di questi terroristi che avevano compiuto l'attentato fu rintracciato uno solo, che però la Grecia pensò bene di estradare in Libia, e giustamente Gheddafi lo abbracciò nella sua coltre protettiva, no, da terrorista di Stato, no? Come diceva Stefano, e non se ne è trovata più traccia, e quindi non ha pagato neanche lui per quell'attentato. E Lockerbie, sappiamo, no? L'ha detto anche Stefano. Quindi il dilemma è: conviene avere dittatori che fanno i grandi terroristi e, come dire, impediscono sotto di loro che proliferino altri terroristi? L'esempio è anche quello dell'Egitto con Mubarak. L'Egitto aveva questo servizio di polizia, servizi segreti molto efficiente, e con la sua azione efficiente, in maniera capillare, ha cercato per molti anni con vari presidenti di controllare quella che viene chiamata Fratellanza Musulmana, quell'associazione dei fratelli musulmani, che oggi, adesso, dopo la caduta di Mubarak, ambisce a legittime, probabilmente in un nuovo Egitto democratico, ambizioni politiche. Però è un'associazione, una fratellanza composta da anime diverse, dove c'è sicuramente chi ha aspirazioni politiche e intende legittimare la fratellanza in questo, ma ci sono anche degli integralisti, e quindi di questo bisogna tenere conto. La Tunisia, che perde Ben Ali, che è spodesta e che caccia Ben Ali, vede però nel gennaio di quest'anno 20.000 persone all'aeroporto di Tunisi ad accogliere Rachid Ghannouchi, che era un leader politico, è stato 20 anni in esilio a Londra, torna e uno stuolo, una folla di persone lo accoglie, e il suo partito è NADA, che è un partito abbastanza connotato nel senso del fondamentalismo, ottiene una significativa affermazione alle elezioni recenti. Sono riflessioni che dobbiamo fare anche da qui. Il nostro concetto di democrazia, che risale alla Atene del V secolo, il nostro concetto di democrazia. E il concetto di democrazia in quei paesi in qualche caso coincide anche nel far entrare nelle nuove costituzioni, diciamo così, pezzi di Sharia, cioè pezzi di legge coranica che possono poi, applicati con legge, per noi essere difficilmente comprensibili. E quindi la prima cosa che ci veniva in mente, e che prendeva vita mentre facevamo il libro, era proprio questo, cioè il mondo dall'altra parte del Mediterraneo stava cambiando in una maniera contagiosa. Ancora oggi questo contagio produce effetti nuovamente in Egitto, in Yemen, quindi più lontano anche dall'altra sponda del Mediterraneo, con il presidente che lì forse l'ha già rassegnato ieri, nei giorni scorsi, le dimissioni. Vediamo la Siria, un altro dittatore, Bashar al-Assad, che eredita dal padre un regno costruito anche sul sangue, quindi sull'uccisione di migliaia di persone, e adesso bisognerà decidere, non so, la comunità internazionale come la prenderà. Con la Libia si è intervenuti, ma la Siria è un terreno più ostico, però sono cose che ci interessano perché desidereremmo, dal nostro punto di vista, un mondo più sicuro e anche democratico. Ecco, per quanto riguarda democratico, prima o poi dovremo comprendere che ci sono sfumature diverse di democrazia e forse in qualche maniera anche prenderne atto. Per quanto riguarda più sicuro, è difficile, è sempre più difficile. Perché? Perché fino adesso abbiamo parlato di geografia reale, quindi di luoghi, stati, nazioni, territori, persone che si spostano. Però, come Stefano diceva verso la fine del suo intervento, c'è anche una geografia virtuale, per cui se si riescono a controllare, a filtrare gli ingressi in qualche maniera degli immigrati che arrivano a Lampedusa, nel libro si racconta anche la storia quasi indiretta, la Digos e Lucigos, che sarebbe la polizia di prevenzione di Roma, l'antiterrorismo della polizia, hanno individuato effettivamente qualche, in quel caso il libro si racconta la storia di uno estremista giunto a Lampedusa in mezzo ai barconi. Ricorderete che l'ex ormai ministro dell'interno Roberto Maroni aveva lanciato un allarme, diciamo, abbastanza circostanziato, che si basava proprio su queste informazioni, sul rischio che arrivasse qualcuno anche infiltrato in mezzo ai barconi. Qualcuno in effetti è arrivato, è stato però scoperto, perché in qualche maniera le segnalazioni che lo riguardavano, le impronte digitali, la foto, l'identità, erano già negli archivi della polizia di prevenzione. Ecco, però a quest'opera di filtraggio, che può essere fatta e deve essere fatta e viene fatta nel reale, è molto più difficile farla nel virtuale, per cui mentre siamo preoccupati per motivi
che ho cercato di dire, ma per tanti altri, di quello che avviene sull'altra sponda del Mediterraneo, siamo anche preoccupati, nel libro appunto lo raccontiamo, del fatto che può partire un input, magari attraverso una rivista telematica, ce n'è una addirittura in inglese che si chiama Inspire, che è un sito dove si cerca di indottrinare su internet islamici di lingua islamici, no, diciamo fondamentalisti di lingua inglese che non parlano bene l'arabo, perché i terroristi si erano accorti anche bene che per qualcuno, per le seconde, per le terze generazioni, anche comunicare in arabo oltre che pregare poteva essere una difficoltà. Allora, per veicolare meglio il terrorismo, hanno pensato bene di passare all'inglese. Ecco, quindi il luogo virtuale, quello è più difficile da controllare, il luogo geografico forse è più semplice, per quanto è possibile controllare i confini di stati che adesso stanno vivendo queste turbolente rivoluzioni. Internet è più complicato. Il libico, di cui parliamo, non a caso libico, di cui Stefano ha raccontato, ha ben riassunto la storia, che nel libro invece viene raccontata come se ci fosse una telecamera su di lui, minuto per minuto, passo dopo passo, questo suo percorso di radicalizzazione viene raccontato. Il libico, che cosa fa? Si procura una connessione ad internet, un computer, si mette la notte a navigare per 6 mesi e senza uscire da casa sua impara, appunto, come ha detto Stefano, come si fanno le bombe, e legge tutti i proclami degli integralisti più integralisti, quindi scarica video di Bin Laden, video degli attentati, fa un corso rapido, accelerato via internet casalingo di integralismo, di fanatismo, e come lui lo fanno anche altri oggi, probabilmente, temo, non voglio essere in qualche maniera, come dire, catastrofista, anche in questo momento probabilmente in qualche parte del mondo c'è, e anche in Italia c'è qualcuno collegato che cerca di capirne di più stando qua e non per forza spostandosi. Ecco, questa preoccupazione è una preoccupazione che in qualche maniera ci riguarda fortemente, come anche quella ci riguarda delle frontiere, cioè l'idea del sorvegliare le frontiere che si pone poi ogni volta che ci sono in movimento grandi masse di persone. Una degli interventi interessanti, prima che questa catastrofe dello spread ci piombasse addosso e quindi l'Europa si interessasse soltanto del suo, giustamente, del suo portafoglio, delle sue banche, l'aveva fatto il premier inglese David Cameron, che ha associato in un momento di generosità all'intervento sul terreno nella coalizione dei volenterosi anche dei finanziamenti, 110 milioni di euro che aveva dato, aveva stanziato la Gran Bretagna, Egitto e Tunisia per una cooperazione, perché qual è le paratiere possiamo sempre mettere, no? Possiamo sempre alzare steccati sempre più alti, però sarebbe utile produrre occupazione, sicurezza laddove è necessario, quindi meno persone partire, dico una banalità e so di dirla, però anche quello che l'Europa non ha fatto negli ultimi anni, non ha fatto sicuramente dal 2008 in poi, quando la crisi ci ha cominciato anche ad attanagliare, e anche questa primavera araba l'abbiamo vissuta, se non nell'intervento in Libia, quasi da spettatori. E questo significa, insomma, doverne pagare poi qualche prezzo, che sia i barconi che arrivano, che sia l'integralista che in qualche maniera riesce a penetrare la rete alle frontiere, che sia però anche la disperazione di avere appunto sacche di povertà continue rivoluzioni al di là di un tratto di mare, Stefano diceva, Lampedusa più a sud. Beh, grazie. Grazie per questo primo giro di testimonianze. Mentre parlavate, a me come dire, sorgevano alcune sollecitazioni che vorrei provare a mettere, come dire, in comune qui questa sera, a chiedervene poi, insomma, conto e a chiedervi un parere su questo. Ci sono alcuni temi, come dire, che attraversano e il grande contenitore della primavera araba, e più ancora il grande contenitore, come dire, della sicurezza, e dentro lì il tema del terrorismo fondamentalista, che è il primo dei quali è quello su cui ci siamo lasciati la volta scorsa, insomma, quello su cui abbiamo chiuso l'incontro della settimana scorsa, che è il tema dell'altro. L'altro, no? Come dire, ad attraversare questo decennio in cui la sicurezza, in cui il terrorismo fondamentalista è diventato patrimonio sostanzialmente dell'immaginario collettivo di tutti noi,
dai giorni immediatamente dopo l'11 settembre fino ad adesso, è proprio questo tema dell'altro, no? E nel libro traspare molto chiaramente, ma anche, come posso dire, nei dibattiti che in questi anni si sono consumati su questo tema, l'altro rispetto al terrorismo fondamentalista, e D'Ambrosio ce ne dava già conto prima mentre parlava tra le righe, è, come dire, un altro difficile da decifrare, difficile da decodificare, difficile da anche da vedere, da immaginare in qualche modo, no? Si è parlato ad esempio di nemico invisibile a proposito del terrorismo, no? Del fatto che tutti fossimo in pericolo proprio perché, come dire, non si sapeva da dove sarebbe venuto questo pericolo. Chi di voi ricorda, nei giorni immediatamente successivi all'11 settembre era scattato l'allarme Antracce, no? Questa sostanza che non si... metaforicamente, no, faccio questo collegamento, questa sostanza che non si vede, che non si sente, che non si tocca, però se vai in metropolitana non toccare il corrimano delle scale mobili perché potrebbe essere passato un untore che ha lasciato tracce di questa sostanza, no? La metafora del nemico invisibile con il quale avere a che fare, con il quale doversi misurare. La domanda, per farla breve, insomma, come possiamo avere a che fare noi con l'altro inteso in questo senso? Cioè, intendo dire, come si può fare della sicurezza? Come si può costruire sicurezza di fronte ad un altro che ha queste caratteristiche? E intendo sicurezza nella duplice accezione, no? Da una parte sicurezza è fare prevenzione e, come dire, fare controllo, sviluppare controllo per avere sicurezza, e dall'altra però è anche integrazione, come dire, sul lungo periodo, come ci veniva detto prima. Come si fa allora nel concreto, insomma, con quali strategie si può sviluppare questa sicurezza nel rapporto con un altro che l'opinione pubblica può anche poi far fatica a comprendere quali confini abbia, a comprendere dove stia esattamente? Io metto lì questa prima domanda, ne metto anche un'altra che ancora una volta, come dire, ci riallaccia in qualche modo ai temi che abbiamo già percorso in questi incontri. Se c'è un convitato di pietra nei temi che riguardano il Mediterraneo, che riguardano anche questa sera la sicurezza in qualche modo e il terrorismo fondamentalista, questo è, Spagnolo ce lo accennava adesso, l'Europa in qualche modo. L'Europa che, insomma, dal cinismo di Kissinger, per cui che numero di telefono bisogna fare per parlare con l'Europa anni addietro, a tutte le politiche sui sistemi di difesa comuni, all'Europa che in qualche modo, come abbiamo già detto, sposta il suo asse anche geografico sempre più lontano dal Mediterraneo, in qualche modo lascia ai margini di sé appunto i paesi che sul Mediterraneo si affacciano. Cosa dovrebbe fare? Come potrebbe reagire l'Europa? E come potrebbe agire l'Europa per costruire una politica di sicurezza che abbia le due accezioni che dicevamo prima? Cioè, da una parte che sappia fare prevenzione e controllo in maniera coordinata e dall'altra che sappia costruire delle politiche di integrazione. Questo anche in considerazione del fatto che l'Europa non si misura oggi con il tema dell'immigrazione, con il tema dell'altro più o meno sconosciuto, ma è terra, come dire, di immigrazione perlomeno da tutto il Novecento. Questi a me sembrano due temi che provo a mettere lì e che forse possono avvicinarci ad altre riflessioni che poi possiamo sviluppare dopo. Lascio a voi. Sì, io sull'Europa farei rispondere Stefano, che già da un bel pezzo gira l'Europa nei vari consessi dove si va e si costruisce materialmente proprio sicurezza. Dico due parole sul nemico invisibile, no? Che mi piace, poteva essere un altro titolo, vedi? Arrivano suggerimenti poi in continuazione di presentazione in presentazione. Che in realtà il nemico è invisibile a metà, se di nemico si parla, cioè. Nella stessa storia di Mohamed Ghanem, il signore libico che si è fatto saltare in aria a Milano, c'è una parte, un pezzo allo scoperto che poteva essere visibile. Nel libro viene raccontato, in un certo momento, dopo essersi addestrato, indottrinato a casa, partecipa un giorno a una manifestazione di protesta, cioè viene ripreso da delle telecamere, anche dai TG nazionali, Studio Aperto e altri TG,
mentre aggredisce, insulta con altri una parlamentare italiana. E, insomma, si vede proprio il suo volto, viene riconosciuto, e lui già da un po' di tempo era comunque in quelli che frequentavano un centro culturale di Milano, dove insomma, è capitato che si fosse mischiata la predicazione islamica anche un po' di propaganda nel senso del fanatismo. Quindi nei suoi passaggi allo scoperto qualcuno poteva averlo visto, poteva averlo conosciuto, poteva averlo identificato, non perché il ruolo per far emergere il poliziotto che è in noi o nelle comunità islamiche, però è anche vero che i fanatismi, tranne questo momento dell'addestramento internettiano, diciamo così, non è che poi nascono e crescono sempre in solitario, da soli. Il vicino di casa o lo stesso compagno di preghiera che si accorge a un certo punto, si può accorgere che il suo amico è diventato più radicale del solito, ecco, quel passaggio lì sarebbe bello forse in un futuro che fosse un passaggio poi insomma decisivo per la prevenzione, perché è chiaro che se dopo la vicenda del terrorismo irlandese in Gran Bretagna è tappezzato di questo numero di telefono, questa anti-terrorist hotline, dove chiunque può chiamare restando anonimo e dare qualsiasi indicazione, sarebbe però invece bello arrivare un po' prima, invece di dare un'indicazione, dare una pacca sulla spalla e parlare all'imam radicale, cercare di capire perché è radicale. In Italia c'è una bella esperienza, di cui Stefano peraltro fa parte, presso il Ministero dell'Interno, che è un luogo appropriato in qualche maniera anche per la sicurezza, ma è anche un luogo dove si cerca di fare dialogo. Si chiama Comitato per l'Islam Italiano, ne fanno parte degli imam, oltre a insomma degli studiosi italiani, oltre a delle persone che si occupano di sicurezza come Stefano che fa il magistrato, che cercano di capire come si può avviare un dialogo con una religione che insomma è anche numericamente ben frequentata, ormai in Italia sono circa 2 milioni le persone di fede islamica in Italia, non sono pochi. Certo non sono tutti integralisti, le persone arrestate dall'11 settembre ad oggi in Italia, le indagini sono un po' più di 200, quelle arrestate con qualche sospetto fondato, quindi su 2 milioni una proporzione molto piccola, quindi sicuramente gli islamici non sono per niente, l'equazione uguaglianza islamico-terrorista è proprio assolutamente infondata e fasulla. Però insomma bisognerebbe avviare un dialogo forte che parta nel piccolo, nei luoghi di fede, che possono e devono essere luoghi allo scoperto. Se l'islamico continua a pregare in un garage, è un modo poco dignitoso di vivere la sua religione, forse qualche luogo di culto in più. Non è che tutte le nostre città devono avere i minareti di 100 metri come appunto come le torri di San Gimignano, però è possibile pure insomma permettergli di costruire qualche moschea. Se a me il cattolico mi impedissero di pregare in una chiesa sarei dispiaciuto, no? Abbastanza. Se mi costringessero addirittura a pregare in un garage sarebbe potrei insomma, in qualche modo. E poi comunque l'idea anche del luogo scuro chiuso non è bella. E quindi quello forse è il primo passo, cioè il nemico renderlo non tanto più un nemico e non tanto più invisibile. Forse se si riesce a passare, a stendere ponti invece di alzare barriere, no? Già, insomma, sarebbe già un passo avanti. E sulla sicurezza europea tutta di sé. Sì, docente, perché poi sarebbe interessante se arrivassimo anche così a, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, così c'è uno spunto diretto per capire che tipo di focus sviluppare su questi argomenti direttamente dalle vostre domande. Sì, io insomma ho lavorato 2 anni presso le Nazioni Unite, 1 anno in Europa, a Bruxelles, e continuo a far parte di un organismo che ha sede a Strasburgo presso il Consiglio d'Europa, che si chiama il Comitato di Esperti sul Terrorismo Internazionale. Insomma, va detto in tutta franchezza che da 10 anni a questa parte il contrasto al terrorismo internazionale, la prevenzione del contrasto al terrorismo è una delle tematiche più seguite da parte di questi grandi organismi di cui l'Italia fa parte. L'Unione Europea da un lato, il Consiglio d'Europa, che è qualcosa di diverso dall'Unione Europea, è un altro ente sovranazionale che raccoglie non soltanto paesi europei ma anche paesi non europei.
E quindi le Nazioni Unite, che è l'altro grande organismo internazionale dove si sviluppano appunto le grandi tematiche, non solo sulla sicurezza, ma anche per esempio la fame nel mondo e altre che non hanno a che fare con appunto il terrorismo. Ecco, in questi grandi organismi sovranazionali, negli ultimi 10 anni si è speso molto, sia in termini di denaro, sia in termini di risorse, di energie intellettuali e umane sul contrasto al terrorismo, e si è fatto un lavoro notevole. Oggi io mi sento di poter dire che possiamo vivere in un mondo decisamente più sicuro rispetto a 10 anni fa, e questo grazie ad un'attenzione che sino a tutto l'11 settembre 2001 era mancata. Sono clamorose le disattenzioni, questo col senno di poi evidentemente, ma le disattenzioni che l'attività di prevenzione degli Stati Uniti aveva posto rispetto a questo rischio. Soltanto nel 1993, in piena New York, in piena Manhattan, c'era stato un attentato terroristico simile a quello dell'11 settembre, non con gli aerei, ma c'erano state, per chi le ricorda, automobili che erano scoppiate in pieno cuore, vicino a Times Square, in pieno cuore di Manhattan. E c'erano stati pochi morti rispetto all'11 settembre, ma tutto questo non aveva comunque provocato una attività di prevenzione ossessiva come quella che c'è stata dopo l'11 settembre e che oggi fa vivere gli americani sempre preoccupati, ma con una consapevolezza di maggiore sicurezza rispetto al passato. Ecco, evidentemente tutto questo ha un costo. Più sicurezza vogliamo, più dobbiamo comprimere, se non eliminare, i nostri diritti fondamentali a cui siamo abituati. Quante volte ci siamo lamentati e continuiamo a lamentarci dei controlli continui che ci fanno in tutti gli aeroporti e non solo, ogni volta che dobbiamo, non dico arrivare negli Stati Uniti perché lì diventano controlli ossessivi davvero, ma nelle varie città europee dove abbiamo voglia di andare, tanti controlli che prima non esistevano. Ecco, maggiore sicurezza vuol dire minore libertà di circolazione, e questo è un costo che abbiamo dovuto pagare, che hanno vinto i terroristi in questo modo. E se la vediamo soltanto da questo angolo di visuale, sicuramente sì, cioè la nostra vita è rimasta condizionata, il nostro quotidiano è rimasto condizionato dai fatti dell'11 settembre. Hanno vinto loro, nel senso che sono riusciti ad abbattere definitivamente i valori che caratterizzano il nostro vivere quotidiano. Ecco, questo direi proprio di no, questo direi proprio di no. Diciamo, tutti quanti continuiamo a vivere il nostro quotidiano, non abbiamo più paura, ci siamo abituati a convivere con questo rischio, sappiamo che esiste, sappiamo che appartiene ad un'area che deve essere controllata, e sappiamo tutti che è adeguatamente controllata, per cui abbiamo imparato a convivere, ma ogni giorno noi usciamo di casa sapendo che, insomma, andando nella metropolitana, dove nelle città dove c'è la metropolitana, o andando in un aeroporto, esiste un rischio che consideriamo ormai metabolizzato, che mettiamo in conto fra i vari rischi folli che esistono nel nostro mondo. Giusto per fare un esempio attuale di questi giorni, rispetto a tante cose folli che possono accadere, anche se di folli c'è poco perché anche lì si poteva prevenire molto, tutti quei dissesti idrogeologici a cui assistiamo in questi giorni. Ecco, non è, immaginate che cosa stanno pensando i familiari delle persone morte in questi giorni e nei giorni appena trascorsi, nei vari dissesti idrogeologici che si sono avvicendati. Ebbene, queste persone continuano a vivere nelle stesse case. Il ministro dell'ambiente ha segnalato che c'è da fare purtroppo una urgente rimozione di tutte le famiglie che abitano nei posti a rischio durante questo periodo. Ma voi sapete, voi che siete abituati come me, siamo abituati alla nostra parrocchia, al nostro panificio, al nostro bar per 30, 40, 50 anni, come non è facile convincere quelle persone a lasciare quei posti. Ecco, ci si abitua a tutto, anche a convivere con qualcosa di assolutamente negativo. Ecco, in tutti questi anni abbiamo imparato a convivere con questo fenomeno. Ci sentiamo sicuramente più sicuri rispetto a 10 anni fa, ma le nostre libertà si sono
un po' compresse rispetto al passato, e il costo che dobbiamo dare a una maggiore sicurezza. È evidente che tutto questo deve essere esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. A un certo punto c'è stato uno spazio, un tema di analisi molto sentito da noi operatori del diritto, che era quello della una sicurezza dei diritti, che sono quelli appunto di libertà di circolazione, di comunicazione, libertà di avere, di diritto di avere un processo se devi essere condannato, rispetto al diritto alla sicurezza. Sembra un gioco di parole, ma raccoglieva esattamente il grande tema. Per vivere con maggiore sicurezza, quindi il diritto alla sicurezza, a quanti diritti fondamentali siamo pronti a vederci sottratti? Guantanamo, di cui abbiamo accennato prima, è il grande tema, è stato il tema più evidente, ma in Italia, dove non ci siamo fatti mancare niente, abbiamo avuto anche un'esperienza clamorosa di cosiddetta rendition, quel rapimento di questo egiziano Buoma, di cui io peraltro ero il titolare dell'indagine all'inizio, prima che io partissi poi per questa esperienza all'estero, appunto da parte degli americani, dei servizi segreti americani, che erano venuti a rapire questa persona per fare una cosa folle, anche questa, usando un aggettivo oramai molto diffuso solo perché il nostro presidente Napolitano l'ha utilizzato appropriatamente proprio per uno degli argomenti che potrebbe essere utilizzato in questo dibattito, quello della cittadinanza da distribuire a tutti, e cioè rapire una persona per torturarla e farla confessare. Ma che valore hanno quelle confessioni in termini di autenticità per gli operatori del diritto? Cioè, se io da magistrato investigatore, pubblico ministero, volessi raggiungere la verità, se sottopongo la tortura a qualcuno, poi mi è pronto a dirmi qualunque cosa io gli chieda, perché io per prima confesserei di aver fatto qualunque cosa se mi torturassero. Che valore ha per il raggiungimento della verità? È una verità assolutamente non fondata, non si raggiunge la verità con la tortura, perché è una verità che è fatta con informazioni non vere, non riscontrabili. Ecco, abbiamo avuto anche questo in Italia, abbiamo avuto appunto anche lì una forte compressione della libertà, non solo di circolazione, perché appunto questo signore è stato sequestrato, ma anche libertà del proprio diritto a vedersi difeso adeguatamente da un avvocato davanti agli altri giudici. E ci sono altre libertà che vengono a nostra insaputa continuamente compresse, tipo la nostra privacy, che è un valore importante. Noi siamo abituati a vivere con la nostra riservatezza perché fa parte proprio una parte ineliminabile del nostro quotidiano. No, si è raggiunta un'intesa a proposito di Europa, si è raggiunta un'intesa tra l'Europa, tra Bruxelles e Washington nel 2007, che consente ai servizi di prevenzione americana di poter avere accesso a tutte le banche dati delle agenzie turistiche europee che hanno emesso un biglietto per gli Stati Uniti. Cioè, tutti i signori che vogliono andare negli Stati Uniti sono potenzialmente controllabili via web da parte dei servizi segreti americani, che vogliono controllare chi arriva nel loro paese. Ora, detto così, per chi non ha nulla da nascondere dal punto di vista terroristico, non è una grossa preoccupazione. E invece, giustamente, a Bruxelles, quando si, appunto, per tornare ai temi dell'Europa, ci si è posto il problema, perché noi ancora non abbiamo, è uno dei grandi temi attuali, anche collaterali, che è quello della rilevabilità, attraverso della tracciabilità delle nostre spese. Oggi per evitare l'evasione fiscale dovremmo utilizzare di più la nostra carta di credito, ok? Ecco, in altri paesi in Europa rispetto all'Italia si usa molto di più la carta di credito rispetto all'Italia. Noi utilizziamo molto il cash, non solo perché siamo degli evasori, ma perché tradizionalmente non ci fidiamo fino in fondo dell'uso della carta di credito. Ma usando la carta di credito sempre, cosa che si fa in altri paesi, davvero si mette a nudo, e potendo sapere che cosa si va a comprare con la carta di credito, si mette a nudo la privacy di una persona che sa che cosa hai comprato, sai che negozi frequenti, sai che tipo di relazione quotidiana tu hai con i tuoi interlocutori. Ecco,
se si lascia la libertà in nome di una maggiore sicurezza di entrare nella vita delle persone attraverso questo circuito via web del controllo della spesa della carta di credito, perché normalmente i biglietti alle agenzie di viaggio si pagano con le carte di credito, e c'era il rischio fondato che le persone avevano il timore che invece di controllare soltanto generalità di chi avesse comprato il biglietto, attraverso la carta di credito utilizzata per comprare il biglietto, l'intelligence entrasse nella vita di ciascuno di noi, quindi una violazione forte della privacy. Quindi anche su questo si è ragionato molto, si è raggiunto un compromesso. La sicurezza anche lì si è imposta, quindi questa possibilità esiste, ma fortunatamente dopo un dibattito si è controllato sempre di più la possibilità da parte dell'intelligence americana di esercitare questo diritto. Quindi lo possono ancora fare, ma con modalità che in qualche modo contemperano questa violazione clamorosa della privacy. Ecco, tutto questo per dire che insomma bisogna continuare a sentirsi sicuri, perché abbiamo raggiunto un livello di sicurezza, ma molte volte questo livello di sicurezza, di maggiore sicurezza raggiunto, ha avuto dei costi e continua ad avere dei costi su altri nostri diritti fondamentali. Questo, grazie. Temi sarebbero tantissimi effettivamente, però confido che possiamo entrarci nel tempo che ci rimane da qui alla fine di questo incontro. Io direi apriamo davvero il dibattito immediatamente e per eventuali domande da parte vostra. Complicato. Ecco, io avrei una domanda. Finora si è parlato della possibilità, che è sempre reale, perché anche un individuo da solo può attraverso internet istruirsi e compiere un attentato, della possibilità e di alcune modalità che sono nate per frenare questo terrorismo. A me piacerebbe capire anche però perché è nata la primavera araba e non in generale, ma specialmente in due paesi che attualmente sono centrali, la Siria e l'Egitto. Perché queste persone combattono con il loro governo in modo proprio una guerriglia, con una forza, con una convinzione che non può essere da manifestazione normale? Ci devono essere delle altre motivazioni. Non vorrei che ci fosse sotto un taglio politico estremistico. Comunque voglio sapere il vostro parere. Da cosa sono mossi questi qua? Grazie. Ne raccogliamo più di una? Se c'è qualcun altro. Io volevo un attimo, sollecitava la prima domanda che ha posto il signore, l'altro. Io non sono stata alla penultima conferenza, però l'altro mi pare di capire che se ci sono queste possibilità che il singolo possa diventare terrorista, che è anche il più pericoloso, mi pare di capire, perché è incontrollabile. Però il singolo che diventa così non è singolo, ha una famiglia, ha dei figli, vive in mezzo a noi. Allora l'integrazione, voi avete detto, se l'integrazione fosse avvenuta, se avviene nella maniera più tranquilla, succedono meno questi fatti. Ma l'integrazione a me sembra che sia... ci si aspetti sempre che venga fatta dalle istituzioni, no? Però l'altro vive in mezzo a noi. Io noto, io sono una nonna, vado al campo gioco con i miei nipotini, ci sono bambini musulmani e stanno sempre in disparte, non sono integrati. Allora, evidentemente noi pensiamo che l'integrazione sia accogliere l'altro, ma secondo me è che noi dobbiamo farci accogliere dall'altro, che è un passaggio sottile, perché è facile accogliere uno, lo accogli, lo fai vivere, non ti metti in discussione, ma è quando tu riesci ad avvicinarti
e cercare di farti accogliere, che allora io vedo i bambini non giocano con i bambini italiani in classe, non so come succede perché non sono insegnante, però saranno costretti nelle situazioni specifiche dello studio, però quando poi escono, io non credo che nei compleanni invitino i bambini di colore o musulmani, oppure addirittura, cioè, c'è questa non accoglienza che non è accogliere l'altro, ma farsi accogliere. Allora avviene l'integrazione. E poi volevo dire una cosa, io ho letto sul giornale 15 giorni fa di un bambino copto, ucciso, pestato, e dai suoi compagni di classe, penso in Egitto, e l'insegnante li aveva sollecitati perché questo aveva, i copti hanno delle croci sulle mani, e questo bambino ce l'aveva, non mi viene il termine, tatuati. Sì. Ecco, per cui l'insegnante che aizza i ragazzi perché questo professa la sua religione, anche lui è egiziano, quel bambino lì. Per cui voglio dire, questa primavera araba che fa delle discriminazioni all'interno, io non guardo in maniera positiva tutta la primavera araba, perché secondo me si stanno combattendo anche fra di loro. Grazie. Qualche altra? Prego, sollecitazione. No, io invece penso al contrario della signora, che sarà che abbiamo avuto un periodo molto brutto, almeno per me, insomma, ultimamente, dal punto di vista dell'istituzione politico, che sia molto importante anche, siano molto importanti le istituzioni, perché praticamente sono i nostri insegnanti. È come se in una famiglia uno allevasse un bambino con una certa, in un certo modo. E pensavo prima, diceva il dottor Spagnolo, del telefono, numero telefonico che in Irlanda danno, non so, qua in Veneto con questo colleghismo che sappiamo bene come la pensa, penso che quel telefono lì sarebbe rosso, continuerebbero a telefonare, insomma, per cui non so, io sono un po' forse depressa. Forse sarebbe verde che colore. Sì, un altro colore, sì, verde diciamo. Ecco, sono parecchio depressa perché penso che, insomma, tanta colpa è anche... Cioè, sono contenta che, per esempio, al Consiglio d'Europa, cioè, ci sia anche un discorso diverso, forse mi pare di aver capito dal dottor D'Ambrosio, ma, insomma, io qua la vedo male come integrazione, ecco, proprio molto difficile. Rispondiamo... Sì, ma nell'ordine... Guardi, lei ha qualche capello bianco più di me, però se si trovasse a parlare con qualche suo genitore, insomma, qualche ragione che li ha portati a rischiare la vita, giovani, neanche maggiorenni, per abbattere la dittatura che anche noi abbiamo avuto nel 1945, ci sarà pure stato. È difficile oggi per noi che abbiamo vissuto in questo cinquantennio di democrazia realizzata rispetto all'assenza di libertà, capire che cosa vuol dire per 50 anni di seguito, 40 anni di seguito, come è accaduto in Libia, con le libertà totalmente eliminate. C'era una voce, soprattutto da parte di questi giovani che sono stati gli attori principali delle cosiddette primavere arabe, c'era una voglia davvero di vivere, così come via web riescono a vedere, il web ha globalizzato davvero il modo, no, il tentativo di vivere nella stessa maniera da parte di tutti. Se vedono via web che in Italia piuttosto che in America ci sono dei costumi che a loro sono proibiti, costumi di condotta, di vita, ecco, questi, insomma, dopo un po' di tempo era fisiologico che volessero abbattere quel tipo di muro, quel tipo di dittatura. Per la Siria e per l'Egitto che cosa sta accadendo? Per la Siria e per l'Egitto dietro continua a essere in Siria, in Egitto,
è stata un'aspettativa delusa per cui si è tornati in piazza, c'è una voglia da parte di questi giovani di un paese democraticamente realizzato, ma tutte le transizioni non sono facili, in Egitto lo stiamo vedendo, si è sostituito ad un dittatore unico un'oligarchia militare che aveva allargato le possibilità di democrazia, ma non tanto quanto erano state le aspettative, per cui quei ragazzi erano già morti a centinaia nei mesi scorsi. In Siria ancora oggi si sta, i giovani vogliono recuperare la loro libertà, vogliono conquistare la propria libertà. Dietro ci sono i gruppi religiosi? No, lo dico con tutta la consapevolezza di poter essere smentito di qui a qualche anno. Non c'è Al-Qaeda, non ci sono i fratelli musulmani dietro questi movimenti. Chiaramente si possono inserire perché il luogo religioso tradizionalmente ha rappresentato un momento di aggregazione anche ideologica per portare avanti discorsi di dissenso e di contrasto rispetto alle politiche dittatoriali in questo caso o istituzionali in generale. Per cui si possono inserire perché i gruppi religiosi organizzati hanno rappresentato in questi 40 anni i luoghi dove questo dissenso si è potuto coltivare e quindi hanno acquisito una caratteristica politico-religiosa quasi naturale e possono essere, la religione normale, la religione nazionale e la religione musulmana. Non dobbiamo meravigliarci che ci siano gruppi politico-religiosi musulmani dietro una parte di questi movimenti. Chiaro, dobbiamo fare attenzione a che non siano questi gruppi politico-religiosi musulmani, non siano quelli cosiddetti fondamentalisti. Ecco, qui ci deve essere la grande responsabilizzazione da parte del mondo occidentale che assiste a queste primavere nell'essere vicino nella creazione di questi nuovi governi, soprattutto in Egitto oggi, questi nuovi governi non essere vicino, non possono lasciare il tutto così come è sempre stato in questi anni, per cui si tratta delle grandi potenze a confronto. No, anche qui l'Europa deve entrare in campo proprio per la vicinanza geografica che c'è tra l'Europa e il Nord Africa, deve entrare in campo insieme alle Nazioni Unite, insieme agli Stati Uniti che agiscono con gli imperatori del mondo, ma insieme anche alla Cina e insieme alla Russia, devono entrare e supportare in una maniera convinta la creazione di governi non clamorosamente democratici, perché non si può passare da una dittatura ad una libertà clamorosa, ma una graduale acquisizione di quelle libertà a cui questi soggetti sono disabituati, non le hanno mai conosciute, per cui dobbiamo essere vicini a questi nuovi governi. L'Egitto continuerà ad avere difficoltà nel trovare un proprio equilibrio. Se pensiamo anche alla nostra storia abbastanza recente, quanto ci è voluto per passare dalla... io me lo ricordo che non ha fatto parte della mia formazione, ma abbiamo speso almeno un decennio per arrivare al consolidarsi della democrazia cristiana nel nostro paese dopo la dittatura fascista. C'è stato un decennio in cui non si sapeva se ci sarebbero stati i comunisti, il Partito Comunista dell'epoca o la Democrazia Cristiana, prima di arrivare a quell'equilibrio che voi avete conosciuto meglio di me negli anni 60, di un governo che poi avesse le caratteristiche della continuità, e quella che è accaduta sino a tutta Mani Pulite, quindi questo governo democristiano con supporti dell'area anche di sinistra, ma non un'area di sinistra moderata, che è stato poi il Partito Socialista. Ecco, sono passaggi graduali, non si può passare nel giro di un anno, nel giro di pochi mesi, dalla dittatura a governi democratici sì, ma che siano espressione anche del vario modo di sentire dei cittadini di questi paesi. Per cui io in questo senso davvero posso dire che non ci sono i terroristi dietro le primavere arabe e che dobbiamo fare attenzione a che, proprio perché sono ben organizzati questi gruppi politico-religiosi, non diventino loro degli interpreti del post-dittature di queste aree. Tante, per ogni diversa comunità etnica, comunità tunisina, rappresentata dalla comunità marocchina, rappresentata dalla comunità egiziana, tutti assolutamente moderati, che vengono lì e ci danno una mano nel esprimere dei pareri che il ministro, fino all'altro ieri, leghista Maroni, ministro degli interni, recepiva
e utilizzava per regolamentare la vita delle moschee, che hanno diritto di insistere in Italia, l'attività dei cosiddetti predicatori chiamati imam, che è un altro diritto che nella nostra libertà religiosa deve essere garantito, però deve essere regolamentato. Per regolamentarlo, anche un governo cosiddetto di centrodestra, qual è stato quello appena conclusosi, con un ministro leghista all'interno, recepiva i suggerimenti e i consigli di rappresentanti della comunità musulmana. Ecco, questo è un piccolissimo passo, non clamoroso, ma un piccolissimo passo di quella politica dell'integrazione che piano piano si sta sviluppando, al di là delle grandi affermazioni molte volte mediatiche che si fanno per varie ragioni. Sì, questo è importante saperlo anche per consolarsi un po', perché noi non lo sappiamo, capisce, sui giornali non è però capito. Nel libro c'è, nei giornali non c'è, nel libro c'è. No, dico altre due piccole cose, integrazione di quello che ha già detto benissimo Stefano. Sulle primavere arabe, io non so se parte della spiegazione è questa, però lei ricorderà che qualcuno in Francia disse, quando il popolo gridava abbiamo fame, vogliamo il pane, disse no, beh, non hanno pane, mangino brioche, e quel qualcuno finì decapitato per non aver capito questo. Ecco, nel 2008 in tutti i paesi... Ma che sei un fascio quella... Mi dispiace, a me ma allora diciamo per anni mi hanno preso in giro a scuola sì però quello... se non si finisce mai di imparare, io infatti sono contento di sapere. No, però le dico che nel 2008 per alcuni motivi, sa la storia della farfalla, non sarà falso pure quello, batte le ali a Singapore, cioè, allora per alcuni motivi completamente diversi fra di loro, due siccità in Russia, in Kazakistan, un crollo del mercato in Argentina e altri motivi, aumentarono, lei se non se lo ricorderà, i prezzi dei cereali e degli alimenti di base. In Nord Africa, i simpatici dittatori di cui abbiamo parlato fino adesso, invece che preoccuparsi del fatto che, siccome lì vivono di alimenti base, queste materie prime sarebbero aumentate, questi alimenti, e quindi di calmierare, di regolare, non regolarono nulla, e proprio in quell'anno, secondo alcuni analisti oggi, che leggono a ritroso questo meccanismo di slavina che lei, appunto, e io chiamiamo primavera araba, dicono che già lì è cominciato in Tunisia, in Egitto, un malcontento terribile, perché oltre ai diritti conculcati o addirittura di cui erano deprivati, non avevano più neanche da mangiare. In quel 2008-2009 fino adesso quel malcontento è cresciuto. Poi, certo, Bashar al-Assad in Siria, che eredita da Hafez al-Assad tutta la cattiveria possibile, il padre addirittura sterminò una città intera di alawiti, 20.000 persone, si dice 30.000, non si è mai saputo, proprio perché erano nemici del regime. Quello chi muove quei ragazzi lì è il desiderio che muoveva probabilmente chi in Italia, come ha detto Stefano, si è opposto al ventennio fascista, quando poi ha potuto, a un'altra dittatura. Quindi c'è sicuramente voglia di libertà, c'è internet che fa la sua, perché se tutti si danno appuntamento su Facebook o sui telefonini a Piazza Tahrir, hai voglia il regime di Suleiman, il capo dei servizi segreti, a fermare tutti questi, ecco, qua è impossibile. Ecco, quindi c'è tanto di tutto questo e sono tanti tasselli, nessuno, io non so quanti anni ci vorranno per capire bene, sicuramente in qualche cosa c'è anche l'interesse dei governi stranieri, vediamo, no? Anche noi siamo entrati nella coalizione di volenterosi che è andata a bombardare la Libia per un qualche interesse o per consigliere, insomma. Quindi c'è tanto di tanti tasselli, per cui qualcuno forse è comprensibile adesso, qualcuno sarà comprensibile più tardi. Io spero che comunque, anche se poi non so cosa succederà, almeno le dittature vengano abbattute, se mi consentite, perché a nessuno di noi piacerebbe. E brevissimamente dico un'altra cosa invece sulla considerazione dell'altro, del vicino, del cosa facciamo noi oltre che le istituzioni. Allora, il problema è la conoscenza. Nel fare questo libro anch'io mi sono dovuto cimentare con l'idea che non sapevo bene come funzionasse il Ramadan, che non so bene, e l'ho dovuto capire prima di cominciare a scrivere, chi è esattamente l'imam e che è diverso dal nostro sacerdote, che non so bene quali sono i movimenti rituali della preghiera islamica, oppure che potevano sembrare una cosa curiosa, che si mette un tappetino per terra, anzi qualche politico le ha anche derisi e sbeffeggiati negli anni passati, offendendo di fatto una religione, non le persone che la facevano. Quindi tutte queste cose le dovremmo sapere, come gli altri dovrebbero sapere le nostre. Io feci una gaffa col mio venditore di cravatte, perché lo trovai aperto di domenica e gli dissi: ah, lavori anche di domenica? E lui disse: perché sono ebreo, il sabato chiudo. Cioè,
se uno non le sa le cose rischia di fare sicuramente a ogni passo una sciocchezza. Allora, quindi forse la conoscenza sarebbe un passaggio. E poi i copti, come anche i cristiani in Pakistan, quello è un vero problema. Nel libro non c'era spazio, un po' l'abbiamo accennato, però sarebbe bellissimo che noi potessimo a un certo punto essere talmente democratici da poter pretendere la reciprocità. Cioè da poter desiderare che se io vado in un paese fortemente islamico come l'Arabia Saudita e tiro fuori il crocifisso non mi arrestano per apostasia. Cioè, perché mi serve se io qui l'islamico dico tu puoi praticare il tuo culto, devo poter anche un po' pretendere questo. Invece questo non avviene. Il Pakistan aveva un ministro per le minoranze religiose, cristiano, Shahbaz Bhatti, che è stato ucciso perché faceva quello a cui il governo l'aveva deputato, faceva il ministro per le minoranze religiose. E il nuovo ministro per l'armonia, lo chiamano così, adesso hanno deciso di dargli un nome più ancora più surreale, il ministro per l'armonia, ha una bella scorta. Cioè sono situazioni che non è che sono diciamo innescate dalle primavere arabe, sono la difficoltà di far convivere religioni diverse in paesi dove la religione si sovrappone alla legge di Stato. E forse anche questo è un passaggio non tanto desiderabile. Noi tanto discettiamo di società laiche, anche io da cattolico, c'è la Costituzione, è la Costituzione, punto. Però poi se andiamo fuori dobbiamo sapere che in certi paesi questo non c'è, forse dovremmo adoperarci per difenderle. E le istituzioni vanno, non vorrei fare uno spot in 30, 16, anzi in 10 secondi, ma nel libro si parla di un certo signor Andrea Riccardi, che è il fondatore della comunità di Sant'Egidio. Curiosamente in questo governo di tecnici c'è un ministro per la cooperazione con l'estero, ma anche per l'integrazione, immigrazione, c'è questo binomio. E forse è un segnale, no? Cioè, ce l'aspettavamo. Grazie. Comunque, se come si dice in questi casi, nel libro ci sono un sacco di altre cose interessanti. Grazie davvero per la vostra attenzione. Grazie. Ricordo soltanto allora l'incontro della settimana prossima anticipato alle 18 e non alle 21. Sempre di venerdì 2 dicembre. Grazie.